Oggi parliamo di gioco d'azzardo, giochi online come il casinò e i poker. E in Italia il 4% del PIL è rappresentato dal raccolto che nel 2012 è stato di 88 miliardi. Il raccolto del poker online e del casinò online è stato di 14 miliardi. Questi ultimi due sono tassati dello 0,6%, praticamente una fetta ridicola rispetto all'IVA che adesso è al 23%. In questa situazione c'è anche l'elusione, l'evasione fiscale, perché sono tassati solo le aziende che hanno sede legale in Italia e che hanno un dominio.it. Tutti quelli che hanno un dominio.com o che hanno sede legale in altre parti del mondo non vengono minimamente prese in considerazione. In questo contesto Alberto Zolezzi ha scoperto che ci sono dei centri di trasmissione dati sui territori che fanno da intermediari rispetto a delle aziende che non pagheranno mai tasse in Italia, con un'elusione, come vi dirà Alberto, di 400 milioni di euro. Parliamo di una potenziale evasione fiscale di circa 500 milioni di euro. Parliamo dei centri di trasmissione dati. Alcuni di questi risulta e che possano in qualche modo svolgere attività di scommettitori. Le persone possono recarsi in questi centri e scommettere, risulta da svariate denunce che le scommesse avvengano, che ci sia pagamento in contanti o addirittura pagamento con assegni, e questo diciamo ben al di fuori di ogni controllo e ogni legalità. Questi centri infatti non hanno la licenza di polizia giudiziaria, quindi sono senza controllo, possono sorgere anche a distanze inferiore ai punti di rispetto come le scuole, e possono recarsi in questi centri, risulta dalle denunce, anche dei minorenni. Quindi pensate davvero alla gravità di questo fenomeno. Nell'interrogazione chiediamo appunto al Ministero delle Finanze e della Salute di esprimersi in merito a questo gravissimo fenomeno, che ci lascia davvero esterrefatti, anche perché siamo in aula spesso a combattere per delle coperture minime. 500 milioni di euro davvero potrebbero essere impiegati diversamente, si potrebbe limitare il fenomeno gravissimo della ludopatia.